Un ambiente che è diventato ormai familiare, la sede della provincia di Bergamo per la presentazione ufficiale della 45esima edizione del torneo di tennis dell'Accademia dello Sport per la Solidarietà. Insieme a Giovanni Licini ripercorriamo questi mesi di preparazione, ma soprattutto quello che succederà invece a partire dal 17 maggio alla Cittadella dello Sport. Cittadella dello Sport di nome e di fatto, con la nuova realizzazione dei campi da tennis, due campi di padel coperti, un centro accoglienza non solo sportivo ma di inclusione, sarà la sede al nuovo evento dal 17 di maggio fino all'8 giugno. Questa città dello sport ormai è adatta ad ospitare il nostro evento per ricordare personaggi che hanno fatto la storia di Bergamo. Noi come Accademia abbiamo fatto la storia della solidarietà sul territorio, prima del Covid, durante il Covid e anche ora, pertanto il lavoro per realizzare tutto questo c'è, ma stamattina gli interventi che hanno seguito la nostra presentazione ci hanno dato a carica di energia, vigore e soprattutto il coraggio di continuare. Anche perché gli amici dell'Accademia dello Sport e soprattutto chiunque contribuisce per la solidarietà è in continuo aumento, è diventata una famiglia grandissima, al di là dei collaboratori che sono sempre presenti. I collaboratori sono la parte centrale, diciamo la colonna vertebrale della nostra associazione, però ecco, gli amici solidari non sono mai mancati, mai mancheranno, ma sono quelli che ci danno il vigore economico per continuare a fare assistenza solidale sul nostro territorio.